E poi voglio aprire questa parentesi. Ancora una volta sono delusa della Rai, perché io ho guardato la seconda stagione di Il Professore e ancora si ripete un po' quella cosa. Sembra di avere un loop, di un déjà vu, perché è la stessa cosa. Io avevo criticato le stesse cose che critico adesso, che ho criticato nella prima stagione e criticherò adesso. Allora, la Rai ha questa cosa di, come posso dire, di mettere sotto il tappeto le cose scomode, in modo che così ha a cuore la famiglia italiana tradizionale, perché non è possibile che tu metti la storia. Cioè, ragazzi, il protagonista è omosessuale e tu non fai, cioè, tu non rappresenti la sua parte. La parte della sua vita che è la sua sessualità. Come fai a non rappresentare? Mentre per quanto riguarda i personaggi secondari, che ovviamente sono tutti etero, vabbè, lasciamo stare. E tutte le volte c'è qualche scena di sessuale, quasi vedi l'organo genitale riproduttivo dei personaggi, perché devono far vedere che si sono messi insieme, che hanno avuto una relazione durante la notte, perché se non fai vedere anche quasi la parte intima, allora non c'è stato il rapporto, ma per la coppia omosessuale sono i bacetti sulla guancia. Cioè, ragazzi, vi rendete conto che questa è censura? È censura, perché non puoi parlare di due cose, che è un rapporto sessuale da una parte eterosessuale e da un'altra parte omosessuale, e trattarli in modo diverso. Questo è censura, perché, cioè, ragazzi, è da brivido. Cioè, il protagonista è omosessuale e la Rai non fa vedere questo aspetto, come se fosse un aspetto da trascurare. Mentre altri personaggi, che mi viene a pensare che erano secondari, però facciamo finta anche che sono anche loro primari, importanti, protagonisti, fanno vedere delle scene quasi esplicite di rapporto sessuale. E quando c'è la scena in cui devono far vedere il rapporto sessuale omosessuale, no, no, ops, non c'è stato il tempo, abbiamo dovuto tagliare, oh, non abbiamo. Accidente, non abbiamo neanche messo. Ah, cavolo, mi dispiace tanto. Era così importante far vedere una coppia omosessuale sullo stesso letto. Cavolo, quanto siamo stati così sbadati. Ma stiamo scherzando, ragazzi? 2024. Il personaggio, ripeto, il personaggio protagonista è omosessuale. Perché se fosse stato una storia dove il protagonista era eterosessuale, state sicuro che ci sarebbe stato una scena a letto per ogni episodio, però è omosessuale. No, scusate, no, è stato un errore di comunicazione. Probabilmente ce l'hanno con questa cosa, perché solita, solita. Cioè, ragazzi, cioè, protagonista omosessuale, protagonista, non stiamo parlando di un personaggio secondario che nessuno lo caga, che nessuno lo vede, che è così, cioè. Protagonista, ragazzi, vi ripeto, è gravissima sta cosa, è veramente grave, è veramente grave quanto è così evidente, perché stiamo parlando di un personaggio importante, principale, che ci sia una cosa del genere. Che poi, per carità, ci sta che lui è timido e non va a letto con qualsiasi persona, però l'unica volta che capita la tagli, la censuri la scena. Ma stiamo scherzando? Cioè, non capisco. Cioè, è scandaloso il rapporto sessuale, se è etero o omo, è imprescindere. Quindi, se tu fai vedere la scena quasi però ogni dettaglio del rapporto sessuale eterosessuale in un letto, e non fai vedere il rapporto omosessuale in un letto, c'è qualcosa che non quadra, soprattutto se il protagonista è omosessuale, quindi la storia è centrata sul personaggio. Ragionate, pensateci un attimo, pensate a questa cosa.